Tutti benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi nuovo video e andremo a truccarci insieme in realtà con un solo brand che sono certa molti di voi non conoscono, è proprio per questo che ci tengo a fare questo video. Mi è arrivato un mega pacco da Maki Beauty. Sapete, ormai collaboro con loro davvero da tanto tempo e ve lo consiglio sempre come sito in cui potete trovare veramente tantissimi marchi, tantissimi prodotti make up, skin care, qualcosina anche per la casa. E non vi mostrerò tutto quello che mi è arrivato in questo video, sennò sarebbe lunghissimo, ma se vi interessa sapere tutto quello che ho scelto e ordinato su Maki Beauty, vi metterò giù in info box o comunque su TikTok, trovate un TikTok appunto in cui vi mostro tutto quello che ho ordinato e tante cose sicuramente le proveremo insieme anche su Instagram e TikTok, quindi mi raccomando andate a seguirmi anche lì. Prima di svelarvi, in realtà lo sapete già perché l'avete letto nel titolo, di che brand parliamo oggi, vi invito ad iscrivervi al canale, è totalmente gratuito e se volete attivare anche la campanella in modo che vi arrivi una notifica quando esce un nuovo video, mi raccomando lasciate anche un pollice in su, lo so non ci sono tantissimi video però ogni tanto qualche chicchetta qua su YouTube la sgancio, diciamo, quindi mi raccomando non dimenticate di iscrivervi così quando esce un video non ve lo perdete. Qui c'è anche Chloe, probabilmente la vedete, è sempre qua che diciamo che lavora insieme a me a questi contenuti, quindi ringraziatela. No, a parte gli scherzi, il brand di cui vi parlo oggi è Moira Cosmetics. È un brand che nasce a Los Angeles e l'ho scoperto tramite Maki Beauty. Infatti, in qualche video passato vi ho mostrato questa palette di bronzer e illuminanti e devo dire che questo brand mi ha molto incuriosito. Su Maki Beauty sono usciti praticamente tutti i prodotti del brand o quasi e quindi ho detto proviamo insieme diverse cose del brand, ma ho avuto anche modo di conoscere questo brand, se sentite il rumore del gatto nella lettiera, ho avuto modo di conoscere questo brand più a fondo al Cosmoprof, ho avuto modo anche di chiacchierare con un signore del team che adesso non ricordo che ruolo avesse nel brand, comunque un ruolo abbastanza importante, che mi ha svelato una cosa che secondo me, a parte che non si trovano notizie in giro, ma secondo me quasi nessuno la sa, vediamo se lo sapevate. Praticamente mi ha detto che Moira Cosmetics è prodotto dagli stessi produttori di NYX, chiamatelo come volete, di NYX Cosmetics. E io ho detto cosa? Ebbene sì, infatti anche NYX è un brand di Los Angeles e i produttori di NYX Cosmetics hanno anche creato questo brand Moira, che finalmente è reperibile facilmente su internet, appunto su Maki Beauty. Iniziamo subito quindi a provare diversi prodotti presenti in gamma, non tutti purtroppo perché alcuni erano sold out, non erano disponibili, ma sicuramente nel corso del tempo avremo occasione di provare altro. Vi dico subito, poi vi giuro che cominciamo perché mi starete odiando, che con il codice GiuliaPulcini05 potete scontare del 10%. Sì, approfittatene. Potete scontare del 10% tutti quanti i brand presenti su Maki Beauty e anche appunto Moira Cosmetics. Ma iniziamo perché vi giuro ho già parlato anche troppo. Allora, direi di iniziare subito. Per quanto riguarda la base ho ordinato il Complete Facial Primer Pore Vanishing Primer, quindi dovrebbe essere un primer che va a minimizzare i pori, perfetto per il tipo di primer che utilizzo quotidianamente io. Pack è molto semplice, bianco e nero in plastica, tubetto, adesso andiamo ovviamente a scoprire anche che tipo di primer è. Ovviamente per i primer li proviamo insieme, però ho bisogno di testarli un po' di tempo prima di dirvi cosa ne penso, quindi mi raccomando su Instagram e TikTok vi do poi più avanti, magari in story o in video brevi, le mie opinioni sui prodotti che continuo a testare, quindi oggi è una first impression. Allora, il colore è leggermente giallino, lo applico principalmente in questa zona. Ho già idea di che tipo di primer è. Raga, è identico, cioè identico proprio al tatto, proprio nel momento in cui si applica, al Pure Blur Primer di Makeup Revolution, che tra l'altro mi piace tantissimo. Questa è un pochino più, si percepisce di più, quell'altro sembra quasi proprio che svanisca sulle mani, invece questo rimane un pochino più umidiccio, passatemi il termine. Allora, i pori sono ancora visibili, però devo ammettere che la base è veramente uniforme, proprio se non è pronta per il fondotinta, e a proposito di fondotinta non ho alcun fondotinta di Moira Cosmetics, quindi andrò ad utilizzare prodotti che so che funzionano su di me
per poter testare poi al meglio Moira, quindi vado proprio sul sicuro con l'intramontabile HD Liquid Coverage di Catrice, che trovate sempre su Maki Beauty, sempre scontabile. Vi dico anche che correttore vado a utilizzare, questo qui è un correttore di K-Beauty, quindi coreano, è di Peri Peri del Double Coverage Longwear Concealer, Cover Concealer, vabbè, avete capito. È ottimo correttore, quindi vado ad applicare questi due prodotti prima di provare insieme un blush in crema. Ciaone. Allora, sono andata un po' avanti, ho applicato fondotinta correttore e ho applicato la cipria solamente nel contorno occhi perché proviamo insieme un blush in crema, quindi prima di applicare la cipria andiamo a testare questo prodotto. Ho anche riempito un po' le sopracciglia. Prima di andare avanti vi mostro però anche un prodotto, un set di pennelli Jess Up. Vi ripeterò all'infinito che se cercate dei pennelli economici e veramente veramente validi, Jess Up è la svolta. Comincio ad avere dei pennelli veramente vecchi e inutile stare sempre a lavarli quando sono già tutti rovinati, quindi ho pensato, visto che avrei tipo un 150 pennelli da lavare, ho pensato perché non ordinarne uno nuovo, un set nuovo, così vado anche a eliminare quelli veramente veramente vecchi. Questo qui è il 10 pezzi Customary Brush Set di Jess Up, che sta lanciando dei nuovi pennelli davvero super super interessanti. Questi qui in particolare hanno tutto quanto il pack nero e ne approfitto per cercarne uno che possa andare bene per applicare il blush. Comunque sappiate che questi set di pennelli sono validissimi, tra l'altro sono scontabili, quindi assolutamente da provare. E poi andiamo invece a provare insieme, aspettate che ve lo metto dritto, andiamo a provare insieme il Love Heat Cream Blush di Moira, appunto. Guardate che carino questo pack con il cuoricino nella tonalità 2 I Need You, ho scelto questa tonalità ma ne trovate altre disponibili appunto sul sito. Packaging molto easy, quindi trasparentino, tra l'altro è un packaging che può richiamare un pochino anche ai skin glazing Nabla, non so, ditemi voi. E all'interno abbiamo questo blush che come vedete è in crema, molto molto bello, non l'ho assolutamente swatchato, come vedete è intatto e lo provo per la prima volta insieme a voi. Allora, direi che il pennello più indicato tra quelli disponibili in questo set per applicare il blush può essere questo. Non c'è sopra il numero, mi dispiace, perché di solito Jess Up mette il numero, comunque lui. E iniziamo a prelevare, ho un po' paura perché questi blush vanno proprio conosciuti per capire come meglio applicarli. Vado a prelevare un pochino di blush e lo vado a picchiettare sulla mia guancia. Oh, wow, guardate quanto è pigmentato. Provo a sfumarlo, è veramente veramente pigmentatissimo questo blush. Considerate che poi sopra andremo a mettere un po' di cipria, quindi non vi spaventate dell'applicazione. Ok, direi che questo blush si nota particolarmente. Molto molto bello, ovviamente andandolo a settare adesso perderà un po' di intensità, però bello bello bello. Leggermente luminosino, non ha dei glitter, però si percepisce comunque un che di luminosino. Quindi se non vi piace questo effetto un po' luminoso, forse non fa per voi, andate su qualcosa magari in crema più matte. Però devo dire che l'effetto è proprio bello e secondo me in estate ci può stare tantissimo. Vado a settare tutta quanta la mia base e poi direi di applicare, comunque vi mostro anche l'applicazione, uno di questi bronzer della Sculpt & Bronze appunto di Moira, e penso che andrò forse con questo qua che è uno dei più scuri, o comunque uno tra questi due, magari un mix. Ok, ho settato la base con la cipria, come vedete si è uniformato molto bene con il viso e ora è un po' meno visibile. Molto bello l'effetto, potete poi decidere, secondo me io lo farò perché sono un amante dei blush, di applicarne uno sopra anche in polvere per andare a settarlo ancora di più. Sapete che comunque il blush è sempre uno dei primi prodotti a scomparire nel corso della giornata, quindi un po' di blush in polvere può andare a fissare ulteriormente. Come bronzer vado a fare un mix di questi due, utilizzo in realtà questo pennello che è di Morphe, validissimo perché è uno dei miei preferiti, e vado a scaldare un pochino la mia zona qui esterna dello zigomo. Voilà, bronzer applicato, e rimaniamo in tema Moira, vado a utilizzare con questo pennello nuovo di Jess Up, non sono sicura che sia proprio adatto all'illuminante, questa cialdina qua che rimane un po' scuretta se avete la carnagione chiara come me,
però devo dire che per dare quel tocco di luminosità in più, quindi quel tocco di illuminante, guardate che bello. L'unica cosa, appunto, è molto doratina, è molto scuro. Lo utilizzo per farvi comunque vedere la formula, perché è molto molto bello, però mi sembra quasi un illuminante per pelle scura. Non ho un fixing spray nuovo, né tantomeno di Moira, quindi vado con questo qua, che è il Super Dewy di Revolution. In teoria lo trovate anche su Maki Beauty, scontabile, per dare quel tocco anche un pochino più luminoso, più idratato alla base. Vediamo se aggiungere del blush, però secondo me così ci siamo già, non andrei a appesantire troppo. Perfetto, abbiamo completato la nostra base, devo dire molto molto soddisfatta di tutto il complesso. Il primer ha lavorato molto bene perché il viso è molto levigato, il fondotinta è steso perfettamente, devo dire anche la situazione qua di creme, polvere eccetera mi piace molto. L'unica cosa, l'illuminante, un po' scuro. Per quanto riguarda gli occhi, raga, ci sono davvero tante palette interessanti di Moira, infatti se dovesse piacermi questa sicuramente andrò a provarne altre, ma mi ha proprio colpito la palette Destiny High End Face Palette, molto grande, sicuramente non da viaggio, mi ricorda un po' quelle di Be Perfect. Questa qui è appunto una palette viso e occhi di Moira. Mi ispirava sia per il fatto di avere comunque un 2 in 1, quindi avere comunque dei blush, degli illuminanti, ecco, potevo provare un illuminante di questi, sono proprio una rincoglionita. Però appunto è una palette che racchiude al suo interno sia polveri occhi sia polveri viso, e realizzo ora che c'era un illuminante che mi ispirava tantissimo, lo proveremo un'altra volta. La palette al suo interno è fatta così, non ha lo specchio purtroppo, però molto interessante. Ho scelto questa perché penso di poterla sfruttare tantissimo, abbiamo tantissimi toni nude, marroncini, un po' più rossicci, addirittura questi tendono quasi al freddo, al grigio, alcuni al violaceo. È una palette molto interessante, abbiamo un blush super super rosato, proprio 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 rosatissimo se amate questo tipo di blush, e poi abbiamo tre illuminanti, abbiamo Peak, Lively, non so come si dice, e Glimpsy. Non mi ispira tanto questo perché mi sa proprio di grigio con quasi un tocco di viola, quindi su di me secondo me non starebbe per nulla bene, ma questi due, raga, molto belli. In realtà questo secondo me è molto simile a quello che abbiamo indossato, ma Peak mi ispira tantissimo e avrei potuto utilizzarlo oggi, però direi di andare a provare insieme la palette diciamo occhi. Per quanto riguarda gli occhi però ho ordinato anche il glitter liner sempre di Moira, ovviamente nella tonalità 11 Stellar, se non ricordo male ci sono tantissime tonalità, e praticamente è una specie di eyeliner in glitter, vi spiego meglio, la punta è praticamente quella di un eyeliner e secondo me può essere utilizzato anche come ombretto, quindi adesso vedremo come integrarlo nel make-up, ma vi lascio qua lo swatch che ho fatto prima, raga, è bellissimo, proprio luccicante, bello intenso, bello pieno, e molto curiosa di provarlo, sicuramente molto bello anche per creare un eyeliner grafico senza andare a fare chissà quale make-up occhi, ma noi lo vogliamo fare il make-up occhi, quindi iniziamo. Allora, iniziamo a creare la nostra base, diciamo, la nostra transizione. Utilizzerò quasi solo i pennelli nuovi di Just Up. Prendo Future, che è questo marroncino un po' intermedio. Trovo che sia anche abbastanza inclusiva, nel senso che ci sono anche dei marroni belli scuri che secondo me possono lavorare bene anche su pelle molto scura. E utilizzo come specchio questo della Sculpt & Bronze. E inizio ad applicarlo, picchiettando nella mia piega dell'occhio, picchietto e sfumo. Utilizzo lo stesso identico pennello, magari dall'altro lato, per applicare Ahead of Time, che è questo, che è un marrone più scuro e così ad occhio mi sembra anche un pochino più tendente al rossiccio, e lo vado a picchiettare in questa zona. Sì, questo qua è un pochino più un color fuoco, tende quasi al rossiccio, anche lui bello pigmentato, e lo applico nella parte più esterna del mio occhio e lo vado a sfumare verso l'interno. E ora con l'altro pennello da sfumatura presente nel set vado a prendere
sono indecisa, ma prendo intanto Chance, che è quello un po' più chiaro, e lo utilizzo per andare a sfumare la mia parte esterna del make-up verso il sopracciglio, in modo che non si crei troppo stacco netto tra il marroncino e il mio occhio. Prima di provare insieme uno shimmer, devo dire che mi ispirano molto, con questo pennello, sempre del nuovo set di Gessop, che praticamente è un pennello a penna molto interessante, vado a prendere di nuovo For Future, che è il primo colore che ho utilizzato, e lo vado ad applicare nella mia piega inferiore, secondo me, nella mia rima inferiore, scusate. Secondo me questo pennello, guardate, è molto preciso, può essere molto comodo per questo procedimento. Spero di non coprirvi. E lo applico su tutta la mia rima inferiore. Utilizzo lo stesso identico pennello e vado a prendere anche Ahead of Time, quindi il marrone più scuro, e lo applico solo nella parte più esterna della rima inferiore, fino a circa a metà, per andare a ricongiungermi con la parte superiore del mio make-up. Allora, ho fatto un po' di swatch per quanto riguarda gli shimmer. Bellissimo, bellissimo questo qua, un po' doratino, molto bello questo, ma troppo arancione per il make-up che ho in mente. Sono indecisa tra questi due. Questo è un po' più doratino e secondo me sarà lui. Questo è molto molto chiaro. Potremmo fare così: applico questo qua più tendente all'oro, al giallo, su tutta la palpebra, mentre questo qui più luminoso, più bianco, lo utilizziamo nella rima interna. Poi vediamo se andare a inserire anche l'ombretto liquido o il glitter liner, chiamatelo come volete, però direi che vado con quei due shimmer che vi ho detto, che sono Fortune, questo qui, e Lucky Break, questo qua. Proviamoli. Ne prelevo ancora un po'. Voilà. Bello questo. Devo dire che il make-up che sto facendo oggi è uno di quei classici make-up che se mi dicessero tipo scegli di fare un solo make-up per tutta la vita, sarebbe tipo questo, magari con un po' più di scuro all'esterno. Questo shimmer è molto bello, non ha una brillantezza che mi fa gridare al miracolo, però si stende benissimo, è comunque bello luminosino, lo sento un po' cremoso, non va assolutamente nelle pieghe, quindi nulla da dire. Ora lo applico anche di là, però prima, con il pennello con cui ho applicato il marrone più scuro, vado ad applicare appunto un pochino di marrone per andare a riprendere la mia sfumatura qui esterna. Ok, utilizzo un altro pennello del set di Gessop e vado a prendere Lucky Break, quindi una pausa di fortuna, e lo applico qui nella nostra parte centrale dell'occhio per dare quell'effetto proprio tocco di luce. Allora, considerato che dopo andrò a struccarmi, non devo uscire con questo make up e siamo anche qui per provare, osare, fare cose, direi di andare anche con il glitter liner, che però io vorrei provare ad applicare proprio come ombretto, secondo me può stare bene. Quindi aspettate che mi munisco di un pennello adatto. Allora, lo vado ad applicare leggermente sulla mia palpebra. Come vedete, nonostante sia un eyeliner, nasce come eyeliner, potete comunque utilizzarlo anche su tutta la palpebra. Guardate quanta luce! E ora con un pennello a lingua di gatto lo vado a stendere picchiettando. Noto che ha dei mega glitter, però raga, che meraviglia è questo ombretto! Ok, direi che come make-up occhi ci siamo, raga. Questo ombretto liquido o glitter liner ha dato proprio quel tocco in più e, raga, secondo me per il momento è il mio prodotto preferito, perché è meraviglioso anche in vista dell'estate, è proprio un tocco di luce. Non ho scelto nessun mascara, in realtà non sono nemmeno sicura che sia presente in gamma di Moira Cosmetics, quindi vado a mettere il mascara e poi proviamo un prodotto per le labbra. E voilà raga, questo qui è il make-up occhi con anche mascara. Devo dire che questo make-up, per quanto sia classico e già visto e rivisto, è stupendo, non passerà mai di moda, e questo glitter liner veramente mi ha stupito. Andiamo a completare il nostro make-up appunto con le labbra. Ho preso la Flirty Lip Pencil, ovviamente Moira Cosmetics, nella tonalità 011 Mahogany. Vi metto qui lo swatch che ho fatto prima, non credo lo andremo a utilizzare insieme perché non c'entra assolutamente niente col rossetto che ho scelto, quindi farei proprio
una schifezza. Alla scrivenza mi è sembrata leggermente rigida, però bella scrivente, quindi la testerò, magari utilizzandola un po' si ammorbidisce. Mentre andiamo a provare insieme invece il Signature Lipstick Balm Texture and Lip Shine di Moira Cosmetics, quindi una texture quasi di balsamo labbra con un finish leggermente luminoso. Anche di questo vi lascio lo swatch, questo è nella tonalità 04 Modern. Pack molto carino, sicuramente non high cost, abbiamo plastica con la parte superiore trasparente e questo qui è il rossettino. Allora, direi di andare ad applicare la matita Close Up Lip Shaper di Nabla nella tonalità 4, sapete, una delle mie preferite, che è leggermente più scura, ma secondo me sfumandola un po' può funzionare col nostro rossetto. E poi andiamo a provare appunto questo lip balm, questo finish un po' sheer, che secondo me è il finish un pochino più di tendenza del periodo, quindi sicuramente anche Moira è al passo coi tempi. Sono usciti davvero tanti prodotti che hanno, diciamo, come concetto questo. Mi viene quasi anche in mente i questi, come diamine si chiamano? I Beyond Jelly di Nabla. Il concetto secondo me è un pochino simile, quindi proviamo. Ok, fermi tutti, che meraviglia è venuta fuori oggi. Io veramente sono super soddisfatta di questo make-up, è proprio un make-up che mi rappresenta, il make-up che farei se mi dicessero fai il tuo make-up preferito in assoluto. E questo rossetto ha un colore meraviglioso, la texture è proprio quella di un balsamo labbra, lo sento molto idratante, quasi che mi stia proprio idratando le labbra, nutrendo le labbra. Quindi super confortevole, non è assolutamente appiccicoso per niente e sembra quasi che io abbia applicato anche sopra un lip gloss, quindi wow, veramente sono senza parole per questo rossetto che secondo me, vi ho citato i Beyond Jelly di Nabla, secondo me non siamo tanto lontani. Ora ho swatchato, vabbè, il Beyond Jelly di Nabla che ho io è Ardor ed è proprio più rosso, più scuro. Però devo dire che la texture è simile, noto che quello di Nabla è leggermente più luminoso, però in realtà sulle labbra anche questo è molto luminoso e io sono veramente senza parole, quindi non lo so, secondo me parla da solo, quindi vi lascio ammirare questo make-up che ho realizzato oggi con appunto la maggior parte dei prodotti di Moira Cosmetics. Allora, io direi che ora la smetto di parlare, però ci tengo a sottolineare che sicuramente porterò o qui o su Instagram altri contenuti per quanto riguarda Moira Cosmetics, perché io sono senza parole. Devo dire che i miei prodotti preferiti in assoluto, proprio a mani basse, sono il rossetto e questo glitter liner, glitter eyeshadow, che secondo me hanno dato proprio quel tocco in più a un make-up che poteva essere abbastanza basic. Molto bello, devo dire, anche l'insieme delle polveri e delle creme sulle guance, quindi molto molto soddisfatta. Continuerò ovviamente a utilizzare tutto. Continuerò a tenere d'occhio le nuove uscite Moira Cosmetics su Maki Beauty, perché comunque facendo ordini molto spesso cerco sempre di testare nuove cose, comunque ordinare prodotti che mi interessano e niente, aspetto di sapere però se conoscevate il brand e se sapevate che questo brand è prodotto dagli stessi produttori di NYX. Io non lo sapevo, però devo dire che ritrovo la qualità dei prodotti NYX anche in questi. Fatemi sapere ovviamente se il make-up vi piace, quale prodotto vi ha colpito di più, che cosa vorreste provare, e vi ricordo che con il codice GiuliaPulcini05 potete scontare tutti quanti i prodotti di Moira Cosmetics su Maki Beauty, ma qualsiasi brand presente su Maki Beauty, quindi mi raccomando, approfittatene. Mi raccomando, lasciate un pollice in su se vi piace il make-up, se vi piace questo tipo di video in cui ci trucchiamo insieme, e andate a seguirmi anche su Instagram e TikTok, dove sono attiva praticamente tutti quanti i giorni e ci sono tanti contenuti anche più veloci, più brevi. Ringrazio chiunque sia arrivato a questo punto del video e ringrazio in particolare Maki Beauty per avermi omaggiato di tutti questi meravigliosi prodotti. Io vi aspetto nel prossimo video, mi raccomando, numerosi, e vi mando un grosso bacio. Ciao!